Allora, innanzitutto, visto così, come sono tornati i giocatori italiani nazionale? Bella domanda. Lo sappiamo. No, ieri hanno fatto le faticanze. Solo le faticanze. Quindi oggi se ne vanno con la squadra e poi vediamo. Sicuramente però non hanno riportato nessun tipo di acciacco, quindi questo è molto importante. Invece gli altri, appunto, Taddei, Giacomo Mazzi, alcuni giocatori che hanno lavorato a parte in settimana. Sì, allora, Taddei e Giacomo Mazzi hanno lavorato a parte tutta la settimana e oggi rientrano col gruppo, ma per precauzione più che altro, niente di particolare. Vari acciacchi muscolari, ma hanno lavorato lo stesso con intensità, solo che controllato, ecco. Sei curioso di vedere il Perugia impegnato in questa partita? Sono tanto curioso, perché è una partita bella, importante contro una grande squadra. Detta di tutti, magari una squadra che può vincere il campionato, ma adesso per vincere il campionato. E sono anche curioso di vedere la mia squadra fuori casa, che è uno stadio importante come quello di Bari. Mi aspetto una grande partita, mi aspetto una grande prova, anche perché, ripeto, sono partite belle da giocare. Sicuramente il Bari farà la sua partita all'attacco, visto che è una squadra molto offensiva, quindi si potrà vedere un bel calcio da parte di tutte e due le Da questo punto di vista, mister, si aspetta una gara diversa rispetto a quella col Bologna, dove comunque è stato il Perugia a fare la gara. Ma sicuramente, loro è una squadra prettamente offensiva, giocano con quei quattro davanti, più gli appoggi dei difensori, insomma attaccano in tanti, quindi specialmente poi la prima in casa dove vorranno fare bella figura. Quindi è molto importante vedere la mia squadra come regge l'urto di questa squadra, ecco, di questa squadra che ha davanti giocatori importanti. Sicuramente noi non andremo a far catenaccio, questo è sicuro, anche perché non sta nel nostro DNA, quindi si potrà vedere una buona partita. Poi, come dico sempre, vincerà il migliore. Mister, rispetto alla partita, ciao. Ciao. Rispetto alla partita con il Bologna, in settimana hai lavorato anche su soluzioni differenti, ovvero conoscendo, avendo studiato immagino il Bari, è possibile che in qualcosa almeno il Perugia si conformi a quello che è l'avversario o non è prevedibile una cosa del genere? Ma guarda, noi non è che stravolgiamo tutto per l'avversario, diciamo che lavoriamo su alcune giocate che possiamo mettere in difficoltà l'avversario. Il modulo resta sempre quello. Le giocate di base resteranno quelle, poi è normale che in varie situazioni di campo abbiamo provato qualcosa di nuovo per sorprendere gli avversari, come fanno tutte le altre squadre. Mi rilascio una domanda, quindi non è previsto un cambio di schema perché loro giocano con quattro davanti. No, non è previsto un cambio di schema assolutamente. Perché dovrei cambiare schema? Perché giocano un 4-2-4 o un 4-4-2. La squadra si sistema con il solito modulo e poi ci sono dei vari accorgimenti fatti con scalate, raddoppi e tutto quanto il resto per andare a tamponare quelle che sono le giocate del Bari. Mi sa, ma quanto vale questa partita? Mi spiego. Siamo solo alla seconda giornata, quindi ancora, insomma, solo l'antipasto, ma dal mio punto di vista vale molto, soprattutto perché, insomma, se Perugia dovesse uscire con un risultato contro una delle candidate alla promozione diretta, cioè, sarebbe poi difficile andare avanti a fare gli spenti, no? Ma no, siamo solo alla seconda di campionato, io credo che ancora molto presto. Il campionato è molto lungo. Sicuramente uscire con un risultato positivo da Bari ci dà tanta forza in più, tanto entusiasmo in più. Però questo entusiasmo dobbiamo un attimino trasformarlo in lavoro, in credere in quello che si fa, senza vivere sugli allori, perché sennò possiamo andare incontro a delle batoste pesanti. Il campionato è lungo, non ci dobbiamo né esaltare né buttare giù, dobbiamo essere equilibrati. Stiamo andando bene, stiamo crescendo piano piano, sicuramente è un banco di prova importante che i ragazzi sanno e che vogliono superare. Mister,
Prima di Bologna avevi parlato, diciamo, di soluzioni per mettere in difficoltà l'avversario. Ieri è apparso anche, diciamo così, moderatamente ottimista sul fatto che Perugia ci riuscisse. Per Bari hai le stesse sensazioni? Ma io credo di sì, è normale che dobbiamo migliorare in tante cose. Questa, le settimane che passano ci servono proprio per questo. Logicamente le caratteristiche degli avversari cambiano, però credo che il Bari sia la stessa caratteristica del Bologna, due squadre importanti che proveranno a vincere il campionato. È normale che da quello che ho letto, da quello che ho visto, da quello che abbiamo rivisto, stiamo creando tanto e concludiamo poco. Quindi sicuramente una cosa che dobbiamo andare a migliorare è la fase, la rifinitura, cioè l'azione finale del gol. L'allerta meteo che è annunciata per la Puglia, il fatto che si sia giocata la partita della nazionale su quel campo ieri sera, può far prevedere un campo un po' pesante. Questo chi favorirebbe e se le due eventuali scelte potrebbero tener conto anche di questo? Ma per quanto riguarda il campo pesante, noi siamo anche abbastanza abituati, visto che abbiamo fatto un ritiro sempre sulla pioggia. Quindi, no, poi incontriamo una squadra, forse un campo pesante va meglio a noi che a loro, perché loro è una squadra molto piccola, rapida, quindi possono avere difficoltà sui campi pesanti. A noi ci potrebbe andare bene, anche perché siamo con distanza superiore a loro. Però non credo che il campo pesante possa incidere. Sì, sicuramente se è proprio pesantissimo che non si può portare palla, è normale che qualcosa incide, ma se piove il campo è bagnato, anzi è più veloce a giocare, è anche più bello vedere giocare. Vai. Posso fare una domanda? No, prima c'è la Francesca. Fossati ha recuperato lo svantaggio atletico rispetto agli altri o è ancora un passettino due indietro? Ma Fossati ieri ha fatto tutti e due i tempi, perché vogliamo un attimino riportarlo al 100%. È normale che oggi non è al 100%, questo è poco, è sicuro. Però più gioca e più entra in forma. Però rispetto alla settimana scorsa è cresciuto un pochino. Non è ancora al 100%. Quindi si va verso una conferma della squadra del debutto? Vediamo, perché vediamo anche oggi, la rifinitura di oggi, visto che domani non ci alleneremo, e poi decideremo chi andrà in campo. Anche perché è una partita importante, lo sappiamo, dobbiamo scegliere quelli che sono al 100%. Hai qualche dubbio, quindi o ballottaggio ci sono, insomma, vicino, cioè due giorni della partita? Ma guarda, io aspetto quelli che si sono andati a parte, perché bisogna vedere che col gruppo come stanno e che intensità danno all'allenamento di oggi, che è molto importante. Poi con molta calma e tranquillità faremo le scelte come abbiamo sempre fatto. Andrea, una domanda su Rabusic. Il fatto che lui nei 120 minuti con lo Spezia più di 70, non ricordo male, 60, con il Bologna abbia calciato in porta una sola volta, peraltro segnando, da cosa dipende secondo te? Visto che è un attaccante, dovrebbe essere il terminale offensivo di questa squadra. Percentuale importantissimo, un tiro gol. Sì, un tiro speriamo tutti. Un tiro in 220 minuti. Guarda, Rabusic sta facendo fatica, si vede, anche il ragazzo lo sa, però è normale che deve giocare, più gioca più entra in forma, se no se iniziamo a metterlo da parte innanzitutto si butterebbe giù e questo non conviene a nessuno. Il ragazzo sa che sta facendo fatica, sa che anche l'anno scorso ha giocato pochissimo, quindi invece due anni fa ha giocato tutte le partite, è normale che è indietro di condizioni, ma a noi ci serve lì davanti, e ci serve il prima possibile, quindi giocherà sicuramente, questo ve lo posso assicurare, anche perché più gioca e prima entra in forma. Logicamente i due davanti si devono cercare molto di più, cosa che a oggi fanno molto poco, ma per caratteristiche, perché sono abituati a giocare da soli davanti. Falcinelli a Lanciano giocava da solo e lui a Verona, penso nelle poche partite che ha fatto, lui era quello che girava per tutto il campo, era così Cettoni che stava davanti alla porta. Quindi è normale, poi rimetterli insieme, c'è bisogno di tempo.
Però l'importante è che i ragazzi sono intelligenti, credono in quello che fanno e piano piano arriverà anche l'intesa giusta tra i due. Ma quanto, cioè, sta meglio questo Perugia rispetto a quello visto contro il Bologna, oppure assenze, impegni, insomma, acciacchi vari hanno, diciamo, innanzitutto la mancanza dei nazionali? Come, ma guarda, a parte acciacchi vari sono stati solamente Giacomazzi che andava da parte e Taddei, poi per il resto dei nazionali non li abbiamo avuti, quindi abbiamo potuto lavorare pochissimo con l'intera squadra perché molti nazionali non c'erano, è normale che abbiamo fatto un lavoro diverso, però credo che la squadra sia pimpante come quella vista con il Bologna. Il Presidente l'altro giorno ha detto che nell'ultimo giorno di mercato, a parte il caso di lui in uscita, è mancata solo la ciliegina sulla torta che era la mezzala. Se l'aspetta ancora dal mercato degli svincolati, è così urgente o si aspetterà mezzo? Ma credo che la politica lo sapete, quindi se capiterà qualcosa di importante stasera non si farà sfuggire. Ormai che adesso non abbiamo fretta. Stiamo recuperando Fossati che ci vuoterà una grossa mano, poi c'è Lanzafama che andrà in scadenza di squalifica, quindi potrebbe darci un'altra mano. Quindi per il momento siamo a posto, poi è normale che se riusciamo a trovare qualche giocatore interessante e adatto a noi, sicuramente la società farà un ulteriore sforzo per portarlo a casa. A proposito, Nicco, come sta? Nicco sta al 60% su per giù, si è allenato mercoledì con la squadra, però non è stanco al 100%, quindi sicuramente sarà la trasferta, perché è giusto che venga con la squadra, però non sarà ancora utilizzato. Bene, posto. Arrivederci. Grazie.